Signori, benvenuti in questo nuovo video del Masterone. Come state? Spero tutto bene. Innanzitutto buon anno, buon 2022. Spero che quest'anno sia anche un anno dove possiamo fare molte più cose rispetto a quanto purtroppo in questi anni a causa del Covid siamo stati molto limitati. Spero vivamente per tutti quanti voi che sia un anno pieno di gioie, soprattutto visto che questi due anni ultimamente ce ne sono state veramente veramente poche. Oggi il Masterone vi vuole dare il benvenuto in questo nuovo video. Sto praticamente parlando da PC ed è per questo che voi non sentite più i rumori di vento della PlayStation 4 e altre robe. Per il semplice motivo che sto qui oggi per spiegare una live tutta teorica. Oggi calcoleremo il danno totale di un'arma, calcoleremo la probabilità critico totale di un'arma a combo 11x e calcoleremo il danno critico. Vi lascerò le formule e vi spiegherò naturalmente come funziona il calcolo di queste tre formule che noi abbiamo fatto qui. Detto questo, vi lascio al video e iniziamo subito con la probabilità critico. Allora, innanzitutto c'è bisogno di spiegare che cos'è la probabilità critico di un'arma. La probabilità critico di un'arma è la probabilità con il quale noi possiamo fare un danno critico. Questa varia in base alla nostra build, però di base tutte le armi hanno una probabilità critico che può essere piccola, tipo il 9% della Caucasus, oppure può essere ad esempio come quella del Fragor Prime, che è del 40%. Questa probabilità critico a cosa ci serve? Ci serve per capire quante volte noi facciamo un colpo critico in una media di colpi. Ad esempio, se io ho il 40% di probabilità critico, vuol dire che su 10 colpi la mia arma sicuro farà 4 colpi critici. Detto questo, noi abbiamo una classifica della probabilità critico, dove noi andiamo a vedere quando facciamo critico arancione, quando facciamo critico rosso, quando facciamo critico giallo. E a cosa serve questa classifica? Serve per capire perché noi, in base al critico che facciamo, aumentiamo il nostro danno. La classifica viene esposta in tier. Si parte dal tier 0, che è praticamente il 0% della probabilità critico, dove noi non facciamo una hit critica, e poi si va avanti. Più ci avviciniamo al 100% e più ci avviciniamo al tier 1. Il 100% ovviamente vuol dire che noi facciamo danno critico, quindi danno critico giallo. Il giallo è il primo critico che noi andiamo a fare. Se ci avviciniamo al 100% o raggiungiamo il 100%, vuol dire che noi faremo maggior critici gialli con l'aumentare di questa probabilità. Quando arriviamo al 100% o addirittura aumentiamo questa percentuale, siamo sicuri di fare solo danni gialli, quindi solo critici gialli. E quando noi andiamo a fare critici gialli con un'arma, vuol dire che al danno base moltiplichiamo il moltiplicatore critico. E questo moltiplicatore di danno critico viene aumentato sempre con la nostra build, con le Mordorga, Shatter, Gladiator Might, eccetera. Quindi noi, ultimamente, questo moltiplicatore critico ci serve per aumentare i nostri danni. Come aumentiamo i nostri danni? Aumentando anche la probabilità critico. Ci sono varie mode per aumentare la probabilità critico. Quelle che aumentano la probabilità critico con le combo, quindi Blood Rush e le Gladiator. Oppure quelle che aumentano la probabilità critico di base, quindi Steel, Sacrifica Steel o True Steel. In questo caso noi con questa classifica andiamo a vedere se noi facciamo 100% di probabilità critico o maggiore, noi faremo tutti i danni gialli, quindi tutti i danni critici. Quando noi andiamo a raggiungere però più del 100%, quindi ad esempio 150% di probabilità critico, noi sicuramente faremo i danni gialli perché superiamo la soglia del 100% e abbiamo il 50% di fare danni arancioni, probabilità critico arancione. Cosa vuol dire probabilità critico arancione? Vuol dire che noi facendo i danni arancioni, quindi il critico arancione, noi andiamo a duplicare il moltiplicatore critico, quindi noi andiamo anche a duplicare, tra virgolette, duplicare i danni, che poi al danno base non aggiungeremo più il moltiplicatore critico moddato normale, ma andremo ad aggiungere il doppio del moltiplicatore critico che raggiungiamo, quindi col 200%, oppure se abbiamo 150% abbiamo il 100% dei danni gialli, quindi critici normali, e 50% con i danni arancioni, quindi il critico duplicato. Naturalmente più ci avviciniamo al critico duplicato e più questi danni aumenteranno. Dopo che noi raggiungiamo il 200% faremo solo danni arancioni, quindi facendo solo danni arancioni vuol dire che tutti i nostri danni saranno duplicati, perché noi faremo
il critico arancione che va a duplicare il moltiplicatore critico, e nell'equazione che va a calcolare il danno per moltiplicatore critico, naturalmente il moltiplicatore critico sarà duplicato e anche i nostri danni di conseguenza. Però quello che noi andiamo a raggiungere, quello che noi effettivamente vogliamo raggiungere, non è né il critico giallo e né il critico arancione, bensì il critico rosso. Il critico rosso va a triplicare questi danni e successivamente facciamo molti ma molti più danni, sia del giallo e sia dell'arancione. Come si raggiunge il critico rosso? Col 300% di probabilità critico. Naturalmente stesso discorso per come ho fatto prima sul 150. Se abbiamo 250% di probabilità critico, noi possiamo fare sicuro i danni arancioni perché abbiamo superato la soglia dei 200%, più 50% di critico rosso. Quindi abbiamo la possibilità di triplicare il nostro danno. Ma noi non vogliamo raggiungere solo il 50%, noi bensì vogliamo raggiungere più di questa probabilità, perché noi, oltre al tier 3 che sarebbe il 300% di probabilità critico, noi abbiamo anche il tier 4 e il tier 5, che sono bensì tier 4 400% e tier 5 5%. 500%, dove noi andiamo a quadruplicare, a quintuplicare il danno critico. Detto ciò, noi naturalmente è molto ma molto difficile, a meno che non si hanno Riven, a meno che non si hanno tante cose, raggiungere il tier 5, ma anche il tier 4 è difficilissimo da raggiungere, ma non impossibile. Oggi prenderemo ad esempio un'arma come la Dacra. La Dacra che di base, Dacra Prime, che di base parte con 36% di probabilità critico, sarà parte del nostro esperimento e vedremo effettivamente poi, calcolando la probabilità critico, se riusciamo a raggiungere il tier 3, quindi triplicare il danno critico e aumentare molto i nostri danni, oppure se ci fermeremo prima o addirittura andremo oltre il 300% di probabilità critico. E perché andare oltre i danni rossi quando si fanno continuamente dei danni rossi? Questo ve lo spiegherò tra pochissimo. Qual è la formula per calcolare la probabilità critico? È molto semplice. Per calcolare la probabilità critico, noi cosa andiamo a fare? Andiamo ad aggiungere all'inizio dell'equazione, perché è letteralmente un'equazione, la probabilità critico base dell'arma, quindi senza modi. In questo caso, prendendo ad esempio la Dacra Prime, il 36. Quindi 36% andrà a finire 36 e aggiungeremo a fianco a questo 36 un per, che poi andrà a moltiplicarsi con i vari moltiplicatori. Apriamo la parentesi, aggiungiamo 1 più... E adesso aggiungeremo tutti i moltiplicatori che vengono potenziati all'11 per. Potete fare questo calcolo anche quando l'arma non è all'11, al 12 per, perché la massima combo che può raggiungere un'arma è il 12 per. Però è abbastanza inutile. Io voglio calcolare l'arma quando è al suo massimo, quindi quando tutti i buff sono applicati al massimo, perché è quello che mi interessa sapere. Mi interessa sapere se effettivamente io riesco ad aumentare al massimo l'arma e ovviamente a quanto può arrivare la mia probabilità critico massima. Farlo prima non è molto utile. Detto questo, andiamo ad aggiungere tutti i moltiplicatori della nostra build. In questo caso, per chi ha Gladiator Might, che c'è la passiva di aumentare del 10% la probabilità critico con l'aumentare del moltiplicatore combo, o per chi ha Blood Rush, che aumenta del 440% massimo la probabilità critico del moltiplicatore combo, o addirittura Sacrifica Steel. Andiamo ad aggiungere le mod che a noi interessano. Quindi noi iniziamo con un 4,4 che è di Blood Rush, perché al 440% Blood Rush ci dà per l'appunto 4,4 in questa equazione, e a questo 4,4 va aggiunto quindi più quante mod Gladiator noi abbiamo. Vi ricordo che la passiva delle mod Gladiator sono di aumentare del 10% la probabilità critico con l'aumentare del combo. Noi, visto che utilizziamo, io almeno utilizzo una sola Gladiator, principalmente Might, a volte anche Vice, ma dipende, vado ad aggiungere 1,1 alla mod Gladiator, alla Gladiator Might, più se avete Sacrifica Steel utilizzate Sacrifica Steel, altrimenti se non avete Sacrifica Steel non aggiungete nessun più e tirate le somme. 36 per 1 più 4,4 che è il Blood Rush al 12 per, quindi al massimo della combo che io ho,
più una sola Gladiator, raggiungerei il 234% di probabilità critico massima. Cosa voglio intendere? Voglio intendere che con questo 234% di probabilità critico massima io ho sicuramente al massimo della combo la possibilità di fare danni arancioni, quindi di duplicare il mio danno critico, e ho il 34% di fare danni rossi, quindi di triplicare il mio critico. Ma io voglio raggiungere il 300%. Come posso raggiungere il 300%? Naturalmente la Dacra Prime ha una buonissima probabilità critico di base, se non una tra le più alte. Quindi posso fare questo esperimento. Allora io voglio raggiungere il tier 3, dove vado a triplicare i miei danni critici. Cosa faccio? Aggiungo Sacrificial Steel, quindi 2,2, perché Sacrificial Steel al massimo ci dà il 220% di probabilità critico. E aggiungendo 2,2 a questa equazione che ho fatto prima, il mio risultato cambia, arriva a 313,2. Quindi vuol dire che io ho assolutamente raggiunto il mio critico, quindi ho il 313%, più il 13% di fare il tier 4, che va a quadruplicare ancora il mio danno critico. Ragazzi, questa è tanta roba, perché comunque io riesco sicuramente a triplicare il mio danno, quindi aumento esponenzialmente il mio danno, e arrivo anche ogni tanto a fare una hit del tier 4. Ci sono delle riven che naturalmente possono aiutare. Se avete queste riven con la probabilità critico, vi avvicineranno al tier 4, e naturalmente questo tier 4 sarà, ragazzi, quadruplicate ancora di più i vostri danni. Quindi non tenete sott'occhio la probabilità critico, non gli date poca importanza, non sottovalutate la probabilità critico, perché può essere molto ma molto utile, come in questo caso, dove io, aggiungendo solo Sacrificial Steel, passo dal 234% di prima, quindi sto fisso in tier 2 e ogni tanto vado in tier 3, al 313%, dove sono in tier 3, quindi triplico i miei danni, e sono al 13% ho la possibilità di andare al tier 4, dove vado addirittura a quadruplicare questi danni. Ma cosa serve in sostanza tutte queste moltiplicazioni, tutte queste espressioni? Qual è il senso di queste mod? Signori, naturalmente noi prendiamo questi tier dove io vi ho detto che andiamo a duplicare, triplicare, quadruplicare, quintuplicare il danno critico, che adesso andiamo a calcolare il danno effettivo critico. A cosa serve moltiplicare il danno critico? Che cos'è il danno critico? Il danno critico è quel danno che va a moltiplicarsi con il danno base o il danno magari di effetto che voi andate a fare. Vi faccio un esempio subito: se noi andiamo a moltiplicarlo come base 100, perché magari tirate un 1000, esempio subito, 1000 di taglio, se diventa danno critico diventerà, se avete un moltiplicatore di 5, 5000 di taglio. O un danno normale che magari fa 800, col danno critico, col 5 per, diventerà un 4000 di danno. Quindi a questo serve il danno critico, ad aumentare esponenzialmente i nostri danni tramite una semplice moltiplicazione. Danno che noi andiamo a fare, quindi può essere base, può essere d'effetto, per danno critico. Il danno critico è una delle fondamentali, e se non la più importante statistica che io vado a potenziare sulle melee, perché mi permette per l'appunto di capire come devo muovermi e quanto può raggiungere la mia arma, quanto effettivamente può essere forte la mia arma. Per questo noi, tenendo in considerazione che prima abbiamo preso la probabilità critico, adesso con questa probabilità critico noi naturalmente andiamo ad aggiungere il danno critico. Se io prima vi ho detto che con il danno rosso andavo a triplicare, col danno arancione andavo a duplicare il danno critico, naturalmente se io faccio 800 di danno, ad esempio, per 5 che è il danno giallo, faccio 4000. Ma se io ho il danno arancione e duplico il critico, mi verrà 800 per 10, perché ho duplicato, e ovviamente farò 8000 di danni. C'è una differenza tra 4000 e 8000, è praticamente il doppio. Vi annuncio già che vi sto dicendo duplicare, perché riesco quindi in questo modo a farvi capire il mio ragionamento. Vedrete che quando voi farete i calcoli non duplicherete il danno, bensì lo aumenterete di tanto, ma lo aumenterete. Quindi io adesso ve l'ho fatto capire a parole, non è proprio una duplicazione
del danno critico. Vi faccio un esempio stupido con l'Hex-Hec, che è un'arma che moddata arriva al 6x, con l'arancione noi raggiungiamo l'11 e col danno rosso, quindi con la probabilità critico al 300%, raggiungiamo il 16. E questo è il senso di questa, come dire, di questo calcolo, che noi attraverso anche qui una piccola espressione andiamo a capire come aumenta il nostro danno critico. Come aumenta il danno critico? Allora, noi facciamo questo calcolo qui. Aggiungiamo 1 più crit tier, ovviamente 1 è la base. Il crit tier che cos'è? È il discorso di prima. Il crit tier praticamente è in base a quanta percentuale di probabilità critico arrivate al 12x. Nel mio caso, con la Dacra, con Sacrifica Steel, io arrivo al 313. Quindi vado a mettere crit tier 3, perché arrivo al 313. Se non avessi messo Sacrifica Steel e sarei rimasto al 234, avrei messo crit tier 2. Quindi anche qui in questa espressione bisogna stare attenti. Quindi noi aggiungiamo la base di 1 più il nostro crit tier, nel mio caso 3, si va a mettere una moltiplicazione, quindi un per, e apriamo la parentesi. Ora nella parentesi cosa dobbiamo scrivere? Dobbiamo mettere il nostro danno critico moddato meno 1. Quindi facendo la prova che magari la nostra Dacra abbia un 6 di moltiplicatore critico, noi andiamo ad aggiungere un moltiplicatore critico moddato, quindi voi dovete tenere conto del moltiplicatore critico con le mod, non senza mod. Fatto questo risultato, noi abbiamo un risultato come 16. Quindi vuol dire che io a tier 3 col 313% di probabilità critico sicuramente farò danni moltiplicati per un moltiplicatore critico di 16. Se io faccio 800 farò 800 per 16, che è il mio moltiplicatore critico. Farò un danno da 1000? Farò 1000 per 16. Insomma, il mio danno dipende dalla base di danno che ho per il moltiplicatore critico, che nel mio caso a tier 3 è 16. Quindi questo risultato vuol dire che io a crit tier 3 a 300% di probabilità critico ho il 16 di moltiplicatore critico. Adesso, dopo che abbiamo moltiplicato il mio moltiplicatore critico, dopo che so come funziona la probabilità critico, bisogna passare ai danni. Come calcoliamo il danno totale? Abbiamo calcolato la probabilità critico, abbiamo calcolato il danno critico, sappiamo come sapere quanta probabilità posso avere, quanto danno critico posso avere. Adesso andiamo a calcolare il danno. Allora, tenendo conto che noi in una build possiamo avere massimo 8 mod, è molto difficile fare questo calcolo. Quindi di conseguenza, in base poi alla vostra build che mettete, deciderete ovviamente come fare la moltiplicazione, come fare il danno. Nel mio caso andremo a prendere due esempi dove, come ho detto prima, senza Sacrifica Steel noi arrivavamo al 234% di probabilità critico, quindi andremo a moltiplicare per difetto la nostra espressione quando ho il tier 2, quindi metto Primate Pressure Point e non metto Sacrifica Steel. Poi faremo lo stesso calcolo, però togliendo Primate Pressure Point, mettendo Sacrifica Steel, che ci porta al tier 3, al 313%. Anche qui moltiplichiamo per difetto, andiamo a calcolare per difetto, e quindi aggiungiamo il tier 3, che in questo caso era 16. Detto ciò, noi facendo il calcolo di prima, quindi dopo che sappiamo, abbiamo fatto la moltiplicazione del danno critico, abbiamo fatto la moltiplicazione del tutto quello che ci interessa, adesso andiamo a calcolare il danno. Il calcolo che noi andiamo a fare è un calcolo sulla base di 100. Quindi noi aggiungeremo come danno base danno ipotetico 100. Cos'è effettivamente il danno totale dell'arma? È il danno che noi andiamo a fare per il moltiplicatore critico. Molto semplice. Tutto quello che noi andiamo a fare, se facciamo danno critico, verrà moltiplicato per il danno critico. Naturalmente più alto il tier, come vi ho spiegato prima, e più il moltiplicatore critico sarà alto, e quindi di conseguenza il risultato sarà sempre un valore più alto. Nei miei esempi di prima prenderemo la mod Primate Pressure Point, che io uso nelle build. È una build dove non vado ad utilizzare Primate Pressure Point.
Allora, quindi iniziamo, come vi ho detto prima, su una base di 100. La base la potete modificare come meglio volete, potete mettere 300, 500, insomma il danno base che voi andate a fare potete aggiungerlo. Io in questo caso, per facilitarmi la vita, aggiungo 100. Quindi vado ad aggiungere alla mia nuova espressione 100, vado a moltiplicarlo, quindi parte una moltiplicazione per, si apre la parentesi e adesso si sceglie la base, quindi 1. Più, se abbiamo primed pressure point o un pressure point o spoiled strike, come volete, aggiungiamo nel mio caso di primed pressure point 1,65 a questa espressione, che sarebbe il 165% di primed pressure point. Più, chi utilizza condition overload è praticamente una mod che dovreste avere su ogni corpo a corpo, perché è la fonte primaria di danno che voi potete avere, oltre a parameter pressure point, che va ad aumentare il danno dell'80% per ogni effetto applicato sul nemico. Quindi adesso noi mettiamo una moltiplicazione di 3 effetti, mettiamo che noi sul nemico applichiamo solo 3 effetti, per vedere quanto è il danno totale che noi andiamo a fare sul nemico con 3 effetti addosso. Quindi noi aggiungiamo 3, che è il numero di effetti sul nemico, per 0,8. Che cos'è questo 0,8? È l'80% di condition overload che va ad aumentare per l'appunto i danni per ogni effetto. Quindi 3 per 0,8 sarà la cifra che ci permetterà di sapere quanti danni, il moltiplicatore, diciamo, di danni in più che facciamo sul nemico. Chiudiamo la parentesi e a questa espressione aggiungiamo un per, visto che io senza sacrificial steal raggiungo il 234% di probabilità critico, e con i calcoli che ho fatto prima, quindi calcolando che la mia arma è al tier 2, 234, quindi 200% di possibilità di fare danni arancioni e 34% di fare danni rossi, andiamo ad aggiungere 11, che è il totale, quindi è la somma che noi andiamo ad avere se facciamo 234%. Naturalmente, ripeto, questa è un'approssimazione per difetto, perché io ho 200% di probabilità critico sicura e 34% di poter fare danni rossi. Quindi io a questa somma, a questa equazione, aggiungo 11, che è il mio moltiplicatore critico duplicato, partendo da una base di 6. Il totale è 5.555 di danno. Quindi io in media, con questa build, con primed pressure point, con la mia moltiplicazione, eccetera, arrivo a 5.555. È un danno buono? È un danno malvagio? Insomma, dipende poi dalle vostre opinioni. Nel mio caso, io adesso vado a fare un calcolo dove non utilizzo primed pressure point, bensì vado ad utilizzare sacrificial steal. Quindi tolgo primed pressure point, tolgo l'1,65%, che sarebbe il 165% di danno corpo a corpo in più di primed pressure point, e vado ad aggiungere sacrificial steal, che mi porta l'arma al tier 3. Quindi io devo triplicare il mio danno critico, che in questo caso è 16, con l'equazione che abbiamo fatto prima. Quindi adesso io tolgo primed pressure point, quindi l'1,65, sempre con 3 effetti, a posto di 11, però come motivatore critico vado ad aggiungere 16. Quindi noi facciamo 100 per, apri parentesi, 1 più 3, che sono gli effetti che applichiamo sul nemico, per 0,8, che è il moltiplicatore di condition overload. Si chiude la parentesi, per 16, che è il mio moltiplicatore critico, 5.440 di danno. Come potete vedere, di pochissimo, ma abbiamo abbassato il nostro danno. E uno qui dirà: Mick, ma allora in questo caso è meglio primed pressure point di sacrificial steal? È vero, io col sacrificial steal aumento il moltiplicatore critico, ma qui io ho un danno ridotto alla fine. Sì, ma noi abbiamo moltiplicato il danno, abbiamo messo 3 effetti sul danno. Quindi noi abbiamo matematicamente utilizzato 3 effetti di condition overload. Ma per chi segue le mie build, 3 effetti li applichiamo sicuramente. Ne possiamo applicare anche 6 di effetti con un'arma. Ed è qui che io voglio arrivare.
Quindi adesso questa operazione che abbiamo fatto con Primary Pressure Point che ci dava 5555 di danno e senza Primary Pressure Point dove abbiamo perso praticamente 115 di danno dell'equazione, adesso andiamo a cambiare. Quindi io, sempre prendendo le equazioni di prima, tolgo tre effetti e ne metto 4. Quindi adesso metto 4 effetti, quindi sarà 4x0,8, perché sul nemico riesco ad applicare 4 effetti. Ovviamente con l'espressione di prima noi avevamo 11 di moltiplicatore e avevamo Primary Pressure Point, quindi 1. Quindi la base adesso qual è? Qual è la formula che noi stiamo prendendo dall'espressione di prima? Uguale come prima, 100 per 1, che è la base, più 1,65, che è il nostro Primary Pressure Point, più 4, perché adesso calcoliamo per aggiungere 4 effetti col Condition Overload. Quindi mettiamo che abbiamo aggiunto impatto, perforazione, taglio e virale, ad esempio. Sono 4 effetti sul nemico. Per 11 e abbiamo 6.435, quindi è aumentato naturalmente il nostro danno con Primary Pressure Point e con un moltiplicatore di 11. Ma adesso facciamo la stessa cosa senza Primary Pressure Point, quindi andiamo ad utilizzare Sacrifical Steel, lo moltiplichiamo, quindi abbiamo un moltiplicatore critico del 16 e poi togliamo Primary Pressure Point, perché io metto Sacrifical Steel al posto di Primary Pressure Point. Quindi vado a togliere l'1,65 da questa espressione, lascio sempre i miei 4 effetti e aggiungo 16. Il risultato finale, quindi 100 per, apri parentesi tonda, 1 che è la base, più 4x0,8 che sarebbero 4 effetti moltiplicati col condition overload, si chiude la parentesi, per 16, che è il mio moltiplicatore critico al tier 3. Come avete visto, se avete fatto bene i calcoli, vi uscirà un danno maggiore rispetto a quando avevamo Primary Pressure Point. E uno dirà, Mick, ma com'è possibile che esce un danno maggiore? Prima di tutto è matematica. Seconda cosa, il valore che noi abbiamo cambiato erano solamente gli effetti che noi abbiamo aggiunto sul nemico. Può capitare, ragazzi, di applicare 7, 8, 10 effetti difficilmente, a meno che non abbiate Weeping Wounds, ma anche se non avete Weeping Wounds, avete un Basmo che già di per sé applica 3 effetti e l'arma vi applica solo il taglio, ad esempio, sono già 4 effetti. Se avete magari sulla vostra corpo a corpo, che ne so, un fuoco e un corrosivo, e poi avete anche sulla primaria magnetico e virale, adesso sto sparando effetti a caso, sono 4 effetti. Quindi, insomma, poi dipende da voi aggiungere questi effetti. Con questo io cosa voglio dimostrare? Visto che uso Weeping Woods, utilizzo armi che applicano più effetti, quindi arrivo a fare 6, 7, 8 effetti anche natural, oppure il Sedo che ne fa parecchi, se non sbaglio dovrebbe fare 9. Naturalmente questo discorso cambia e io vado a togliere Primary Pressure Point, metto Sacrifical Steel dove vado a moltiplicare il mio tier per 3, quindi probabilità critico 300% e oltre, moltiplicatore critico che si va a triplicare, quindi a posto di 11 che mi dava il tier 2 vado a 16 che mi dà il tier 3. Naturalmente i miei danni sono aumentati già aggiungendo un solo effetto in più rispetto a Primary Pressure Point. Visto che io ho aumentato questi danni, qui stiamo facendo una valutazione su 100. Naturalmente nessuna arma base o pochissimissime armi basi fanno 100 di danno base, quindi moltiplicate questa cosa magari faccio ad esempio subito per un 1000, potete vedere questa cosa per un 1200, 1003, insomma. No, io adesso effettivamente ho preso una base di 100 per facilitarmi solamente la vita, ma voi dovete moltiplicare per i vostri danni, per quello che fate voi. Detto questo, io avendo base 100 ho fatto questi calcoli e naturalmente il calcolo che è uscito fuori qual è? Che Sacrifica Steel, se io applico 4 danni od oltre agli altri, io riesco a fare più danno con Sacrifica Steel che con Primary Pressure Point. Sacrifica Steel è inferiore in danni perché il suo moltiplicatore critico, quindi il tier 3,
non mi permette di raggiungere così tanti danni come pressure point se applico tre effetti su un nemico con condition overload. Ma se io con condition overload applico quattro effetti e ho sacrifical steel, che quindi mi porta al tier 3 col moltiplicatore critico triplicato, io ho più danni rispetto a primate pressure point. E questo in sintesi, se applicate meno di 3 effetti o solo 3 effetti, vi conviene avere primate pressure point e togliere sacrifica steel. Se invece metto sacrifica steel e applico più di 3 effetti, avrò automaticamente più danno. Naturalmente questa equazione che ho fatto, potete togliere il 4 magari e mettere 8 ad esempio. Possiamo mettere 8, possiamo mettere 9 in base agli effetti che fate, e il risultato non cambierà, ragazzi. Più effetti voi aggiungete a questa equazione e più il divario aumenterà. Ma è naturale che è così, perché noi abbiamo un moltiplicatore critico che è sempre più alto. Potete aggiungere 8 effetti, potete aggiungere N9, potete aggiungere quanti ne volete. L'unico limite che ha Sacrifica Steel è che fino o al di sotto di 3 effetti è meglio premere pressure point. Dopo è tutta una questione di aumentare il danno con Sacrifica Steel, quindi si va sempre di più rispetto a premere pressure point. Naturalmente noi qui non calcoliamo le primed smite, quindi questo è un calcolo che poi il numero finale lo andate ad aggiungere al 55% di primed smite, quindi lo andate a moltiplicare per il 55% di primed smite. Anche lì questo calcolo non lo andiamo a fare, perché a noi interessa il danno base, quindi senza le smite, con una base di 100. Però se volete potete moltiplicare questo danno finale che vi esce per 55% se avete le primed o il 30% se avete le smite normali. Questo poi è un discorso in più che a me non interessa, perché se ho già una base più alta, quindi nel mio caso se ho 4 effetti col moltiplicatore critico a 16 e 4 effetti col moltiplicatore critico a 11, naturalmente è meglio il 16, perché il 16 mi porta ad avere il critical scendenza a 300, bla bla bla. Facendo il calcolo con le due equazioni che ho fatto sopra, anche se andassi a moltiplicare per 55% di Prime Smite, non cambierebbe nulla. Sacrifica Steel, oltre i 3 effetti, è meglio di Prime Pressure Point. Dopo questa piccola lezione di teoria, dopo questa piccola lezione di matematica, spero di avervi aiutato a comprendere, a fare voi, provate voi a fare i vostri calcoli, a vedere le vostre build. Naturalmente le mie build già le sapete, vede corpo a corpo. Fate una di queste build, fate le vostre prove e ditemi sotto i commenti cosa ne pensate. Dal vostro Masterone è tutto, grazie mille per essere stati qui, buon anno ancora e noi ci becchiamo prossimamente in un prossimo video. Un bacione a tutti, ciao ciao!